Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul nostro canale. Io sono Ran e quello di oggi sarà un video unboxing. Ho in mano la tazza perché sto ancora facendo colazione, anche se in realtà è molto tardi, però sto svegliando tardi in questi giorni e devo approfittare della poca luce che c'è, perché il problema quando viene l'inverno qua è che c'è veramente pochissima luce e se c'è un giorno senza sole, ovvero la maggior parte dei giorni, tipo dopo pranzo è già troppo buio per girare, quindi sto ancora bevendo il tè e vi faccio l'unboxing. E tra l'altro siamo a metà novembre, ma voi questo video lo vedrete a inizio dicembre. È tipo per un autodivieto: se faccio il video acquisti adesso, poi non posso comprare altra roba, ok? Oh. Babbana! Come vedete, ho comprato un sacco di roba da Amazon questo mese. Andiamo a spacchettare. Mi sono già aperti, per semplificarmi la vita, però. Sì, dunque, il primo numero di Vinland Saga. Cos'è successo con questo volume? Per qualche astrusa ragione, Amazon non lo spediva, Amazon IT non lo spediva a Londra. Dico qualche strana ragione perché con tutti gli altri numeri invece sembra farlo. Ho comprato anche il numero 2 e me lo ha spedito senza problemi. Non so perché il numero 1 non lo spedisse, evidentemente anche Amazon ha cominciato ad odiarmi. Così cos'è successo? I genitori di Sangino dovevano mandargli un pacco con della roba, così abbiamo mandato con l'Amazon Prime di uno dei fratelli di Sangi, con uno dei fratelli di Sangino, gli abbiamo mandato e abbiamo comprato il primo numero, è arrivato a casa sua, loro l'hanno messo nel pacco e hanno mandato il pacco qua. Quindi il primo numero di Vinland Saga. Poi, questo si è chiuso. Qua abbiamo cose. Il primo numero di Record of Ragnarok, che lo volevo un sacco perché non lo so, avete presente quando vi dico che vedo una cosa mi ispira e la devo avere? Ecco, questo è stato uno di quelli. Ho visto un sacco di roba sto mese che mi sono detto chi se ne frega me la compro. Questo è il primo. Beh, anche Vinland Saga, anche se quello in realtà c'avevo nel carrello da un po'. Il 25 di Boku no Hero Academia, che mi ha fatto. Questi sono arrivati in un sacco, in un pacco separato, perché all'inizio Amazon non me li faceva comprare, non erano disponibili. Il 7 di The Case Study of Vanitas, che come al solito mi dovrò rileggere tutti quelli prima perché mi ricordo una cippa. E poi questo, Scrivere Zen di Natalia? No, Natalie, di Natalie Goldberg. Me l'hanno consigliato Chiaretta Ebon e Mircalla Conte. E vedrò per scrivere. Questo è un libro, non è un fumetto. Libro, fumetto! LOL! I pacchi più grandi. Questo mattone. Batman, il lungo Halloween, giusto? Che boh, così a caso ho deciso di prenderlo più per Sangino, però credo che lo leggerò anch'io. E questo, come o sapete o magari potete notare, è stata un'ardua decisione scelta perché è edito dalla Panini e voi sapete che io odio la Planet. E soprattutto anche loro non vendono di solito su Amazon e avevo già provato a cercarlo per lui che lo voleva. Ma, cioè, lo voleva, era tipo un mezzo regalo che avevo intenzione di fargli. Sì, comunque lui lo voleva. Però non l'avevo trovato. Poi un giorno a caso, provando a riguardare, l'ho trovato e l'ho comprato, anche se è della Planet. Questo sarà un grosso problema per noi perché non so se sapete che adesso i fumetti della DC sono passati sotto Panini Comics. Quindi non so cosa ne sarà di me perché Sangino li legge tutti, no? E di solito li recuperavamo quando tornavamo in Italia. Ora col fatto che sono panini, chissà se faranno delle ristampe, quindi chissà se li troveremo mai quando torneremo in Italia. Poi comunque mi dà fastidio comprare da loro, però ok, è un'eccezione. Poi, oh Maria. Ah, vabbè, non riesco a tirare giù la cosetta. Comunque è l'ultimo libro di Geraldo. Riesco a tirare giù la cosetta, la fascetta. L'ultimo libro di Geraldo, finalmente. Adesso c'ho un po'. Sto tutto rovinato perché Amazon, ve l'ho detto, mi odia. Guardate quanto è rovinato.
ho un po' paura, cioè non paura, però sapete, l'ultimo libro di una saga, di una saga tipo lunghissima, e dopo che leggi questo è finito. È un anno e mezzo forse che i libri di Geraldo mi accompagnano, insomma, quindi è un po' triste. Facciamo le cose in maniera ordinata. Ah sì, questo è un altro libricino, Lost in Translation, che l'hanno menzionato durante uno dei corsi online che sto facendo, di traduzione, e boh, lo volevo. Ah, sì, questo è il motivo per cui questo pacco è così tipo grande. Ho deciso di fare questo acquisto, anche questo è stato un... non compulsivo, perché è stato compulsivo metterlo nel carrello di Amazon, ma poi l'avevo nel carrello da parecchio. È Francis di... Io non sono sicura che il nome si legga così, ma Loputin. È tipo... Io lo leggo alla francese, ma non so perché l'autrice tra l'altro è italiana. È edito da Shotton. E non mi aspettavo fosse così grande, devo dire. Però tipo l'ho sfogliato e dentro è bellissimo. Non so, volevo prenderlo e l'ho preso. Ve l'ho detto che ho preso un po' di cose a caso perché... Boh, mi ispiravano a questa scatola. Ultima scatola. Ecco, siamo da qua. Quella con più roba. Il numero 2 di Vinden Saga. Il numero 1 di Il mondo di Ran. Anche questo l'avevo puntato, l'avevo visto tanto tempo fa e finalmente mi sono decisa a comprarlo. In effetti, vuoi non avere Ran? Vuoi non avere un fumetto che si chiama Il mondo di Ran? Poi questo è perché sono una persona seria, quindi devo prendere anche libri per studiare. Poi, qua dentro probabilmente ci sono alcuni numeri di Iona sparsi, perché è l'unico che esce, Iona, è l'unico che esce mensilmente e io non compro praticamente più mensilmente, quindi mi si accumulano. Infatti abbiamo il 17, 16, Akatsuki no Iona. Di Cardcaptor Sakura Clear Card. Chissà se succederà qualcosa di più in questo momento. Comunque le copertine sono sempre bellissime. Il 18 di Iona. Questo forse è l'ultimo tra i suoi generi. Girl from the Other Side, il numero 9. È il 9, sì, 9. Sono completamente a caso, non hanno ordine di casa editrice di Shoujo Seinen, Shonen e quant'altro. L'avrete notato ormai. Il 17 di The Promised Neverland. Questa copertina è un po' spoiler, tipo per chi non lo sta leggendo. Spoiler finto, perché dai, lo sapevamo tutti. Non so se sapete di cosa sto parlando, ma ok. L'8 di Vigilante, My Hero Academia in Legals, finalmente. Questi qua anche escono una volta ogni... Uguale per One Piece, il 95, a parte che dovrei starmene zitta perché con questi siamo un po' indietro a leggere, nel senso che forse siamo in pari al 93, al 94 sono abbastanza sicura che non l'abbiamo letto. Io vi parlo ancora di quando leggevamo le scan. Adesso le scan sono avantissime, noi siamo indietro persino con la fumetta italiana. Poi... questo che è un altro di quei volumi che completamente a caso l'ho visto e ho detto ah, lo voglio e così l'ho comprato. Completamente a caso, non so cosa parli, non so niente di questo fumetto, ma mi ispiravo. Ah, e poi questo è l'ultimo, no, è il penultimo. Anche questo stesso discorso, tra l'altro è gigantesco. L'ho visto e subito è stato amore a prima vista e io dovevo averlo. Sarà per i gatti in copertina o per il titolo che comunque è bellissimo. Va tutto bene, even if I can't use magic. Sì. Non lo so, mi ispirava troppo. Poi il disegno sembra molto 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 carino. E l'ultimo è il nome di Medinavis. Oddio, stanno ancora uscendo Medinavis, mi commuovo. Anche questo dovrò rileggermi tutto perché non mi ricordo niente. Sono commossa. Sono commossa. Bene. Anche questa scatola è vuota. Che bordello. E questo era Unboxed
unboxing/video haul del mese di novembre, in cui mi sono data la pazza gioia, nel caso non si fosse notato. Va bene, questo video finisce qua, io vi saluto, vi raccomando se il video vi è piaciuto di lasciare like, condividerlo, iscrivervi al canale se ancora non vi siete iscritti, lasciatemi un commento qui sotto e fatemi sapere cosa avete comprato voi a novembre o nei mesi scorsi. Se conoscete le cose che ho comprato, probabilmente sì, perché ho visto su Instagram alcuni dei volumi che ho preso anch'io. Questa cosa per me è stranissima perché di solito quando una cosa la stanno comprando tutti, io per principio tipo la vedo ovunque quindi non la compro. Potrebbe essere la cosa più bella dell'universo, ma aspetterò fin quando passerà di moda e allora la comprerò. Quindi è strano che abbia effettivamente dei volumi che sto vedendo in giro su altri account Instagram, eccetera, ma ok. Come sempre vi ricordo anche che potete seguirmi sul blog della traduttrice errante www.traduttriceerrante.wordpress.com, in cui parlo di traduzione, viaggi e recensioni, quindi magari può interessarvi e poi siete un sostegno in più per me, mi fa piacere se volete seguirmi anche lì. E con questo vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao ciao! Ora finiamo il tè. È diventato presto. Mamma, l'ho quasi finito. Sì, ora... Ma così si può fare male. Ah, sai cosa? Adesso... Faccio la gnorri, questo farò finta che sia sempre stato qua dentro. Comunque qua c'è anche il tuo di te, puoi metterti qua accanto a me e berlo, sai?